One Podcast. Oggi sappiamo la storia di tutto, quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre: il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. I romani sono ricchi, hanno tanti dei, un dio per tutto. Ne manca uno solo per l'eiaculazione prematura, ma senz'altro farà presto avvenire. La pazza storia del mondo, Mel Brooks. E oggi parliamo proprio di eiaculazione precoce. L'eiaculazione precoce è una delle patologie sessuali più frequenti nella popolazione maschile. Le statistiche infatti dicono che almeno il 20% della popolazione ne è affetta o ne ha sofferto. Possiamo definirla l'incapacità da parte di un uomo di mantenere il controllo volontario sulla propria eiaculazione, tale per cui questo meccanismo avviene in maniera precoce, anticipata rispetto a quanto desiderato. Si può considerare precoce quando avviene entro 1 o 2 minuti dalla penetrazione vaginale, oppure avviene addirittura prima della penetrazione stessa. Un fatto piuttosto bizzarro è che effettivamente nella mitologia greca romana non ci sono miti correlati all'eiaculazione precoce. Inizia a comparire questo fenomeno nella storia dell'uomo solo durante la metà dell'Ottocento. Ma com'è possibile? Gli antichi erano tutti abili amatori con una durata incredibile della performance sessuale? No, semplicemente in passato l'eiaculazione precoce non era considerata un problema. Infatti inizia ad essere considerato un problema della sfera sessuale solo quando viene preso in considerazione anche il piacere sessuale della donna durante il rapporto, ovvero verso la fine dell'Ottocento. Questo ci dimostra che l'eiaculazione precoce è un problema soprattutto legato alla cultura collettiva. Le possibili cause si dividono in due categorie, quelle psicologiche e emotive, che sono le più frequenti, oppure quelle proprio fisiche, organiche. In ogni caso è un disturbo abbastanza risolvibile, bisogna però affidarsi a specialisti del settore. Oggi di questa tematica ne parliamo con un conduttore, autore comico e speaker radiofonico, Francesco Lancia. Come mai hai scelto proprio me, Federica Cacciola, per parlare di questa problematica, come l'hai chiamata tu? Perché tu mi hai detto effettivamente di in passato averne sofferto. Anche in presente, nel senso che può capitare, hai detto tu, per motivi psicologici, non credo fisici, perché immagino che poi se uno ha un motivo fisico capita sempre, immagino, non lo so, non sono un esperto, però in passato è capitato, ricordo con imbarazzo, sì. Ma tanto siamo tra amici, quindi sì, ce lo certo, possiamo siamo dire, solo tra di noi. Che la prima volta che ho agguantato un seno femminile, io sono immediatamente venuto, ma in un secondo proprio, così. E lì ho detto, aiuto, qui abbiamo un problema. Tanto era l'attesa, tanto era la voglia di quel momento, che quando avvenne quel momento fu un attimo, come cantava Anna Oxa, credo, e non proprio nella l'attimo fuggente situazione. L'attimo fuggente, e quindi è successo, poi è successo anche in passato, e piano piano uno impara un po', come hai detto giustamente tu, a gestirlo, a controllarlo, e questo però rende un po' a volte l'esperienza complicata, perché stai lì a cercare di trattenerti, pensare a tutt'altro, a pensare a tua nonna. Bravissima, questi trucchi che con me non funzionano, i parenti morti, le squadre di calcio non funzionano, però piano piano uno impara a gestirli e quindi a migliorare un pochino la durata, con crolli verticali però nella statistica, perché ancora oggi qualche volta può succedere. Certo, ma infatti diciamo che per essere definita in qualche modo una patologia deve essere una cosa che non si riesce a risolvere, che capita con una certa frequenza, invece che capiti ogni tanto è anche normale, non siamo delle macchine. Noi da ragazzini e noi maschietti, almeno all'epoca mia, quindi noi maschietti eterosessuali, veniamo bombardati talmente tanto dall'attesa di questa prima volta, prima o poi lo farai,
che spesso poi quando arriva il carico emotivo è troppo e quindi si risolve in un secondo. In un secondo, in tre botte tecnicamente. Ma magari tre, anche una e mezza. Anche una e mezza. Due. E a volte anche prima ancora di essere entrati. Poi ci sono delle tecniche anche manuali, tipo lo start and stop, mi pare, sì. Cioè di compressione proprio del pene. Sì, non mi è mai capitato perché ho paura di raggiungere un livello di atmosfere tale da sentire un'esplosione e raccogliere poi brandelli in giro per... Che brutta immagine. Che brutta immagine, mi rendo conto. Esiste il vecchio trucco di masturbarsi prima del previsto rapporto per poter poi durare di più durante il rapporto vero, ma non funziona sempre. Primo perché non c'è una diretta correlazione, cioè non è detto che poi effettivamente ci sarà quel rapporto. Sì. E poi perché in realtà magari puoi avere degli altri problemi, se magari il periodo refrattario, no, post eiaculazione dura tanto e quindi non riesci poi a essere così prestante come volevi. E a tal proposito io ti dico, io questa puntata la chiuderei qua, cioè avrei finito, io ho finito. Hai già fatto? Ho già fatto. Molto rapido. E questo è proprio il modo in cui ci si sente durante l'eiaculazione precoce. Grazie, alla prossima puntata di Piacere Mio. Scusa Fede, ti è piaciuta? Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola, con la collaborazione di Leonardo Zani. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.